What you wanna hear? All the funk in the house. Chicken pot, chicken pot. What you wanna hear? All the funk in the house. The funky chicken pot. Come on, come on. We're a chicken pot, yes, seven foot tall, 240 pounds, and we're made to crawl. We're here in the pot, just in case you didn't know. We wanna make sure that you have a good crawl. You know what we do to people? Ain't fine. Chicken pot, chicken pot is what we say. Chicken pot rules scream all day. Many of you are close friends of ours, so they want to protect you with all of their hours. Chicken pot, come on, come on. Chicken pot, sing our song. Battono la fiacca. Dovrebbero avere già finito a quest'ora. Non mi piace. Questo posto mi fa venire i brividi. Ehi, voi, datevi una mossa! Lavorate, brutti bastardi! Lavorate! Cogno! E in questo posto c'è puzza di merda! Ma che ci facciamo qui? Come mai parliamo italiano? Non lo so, non me ne importa nada. La paga è buona, mi son comprato la TV a colori, tengo il dinero per imborracciarmi e me lo spasso col telecomando, eso es todo. Ma io no, io mi trovo una puta e faccio ciacca ciacca con la muchacha, finché Ramon non mi diventa un hamburger. Ehi Ramon, quieres trabajar también, coño? Guarda quel coso! Scappa! Scappa! Guarda quel coso! State calmi! È tutto quanto sotto controllo! Oh, merda! È troppo tardi, l'hanno visto ormai! Oh, dannazione, questa non si può! Fermi! Vai, Ramon! Tu puoi ancora farcela. Basta la vista, baby. Quant'è? 50.000. Scusi, è libero? Sì. Sì! Io no, mi dispiace. Sono sposata. Beh, sarà per un'altra volta. Ma ci sarà un'altra volta? Lo spero proprio. Benvenuta. Benvenuta. Salve. Si accomodi al suo posto, prego. Oh, piacere di conoscerla. Buongiorno. Benvenuta. Benvenuta a bordo. Chanel? No, parfum de naftalène. Tiene lontane le tarme. È lei la protagonista?
No, solo una particina. La scena dell'aereo e poi un'altra scena nella giungla. Benvenuto. Ehi là, come va la vita? Ed ora, signore e signori, il capitano! Benvenuti a bordo. Sì, sono il vostro capitano. E voi non siete altro che degli stronzi e dei galampazzi di merda! Sì, sì, signore! Sentite, io me ne frego altamente di chi siete voi altri. Da dove cazzo venite o dove siete diretti? Ma maledirete il giorno in cui avete messo piede qui! Non siete altro che dei vermi schifosi. Contate meno di uno sbaffo di merda sul culo di una zanzara. Ma prima che questo aeroplano atterri, io farò diventare ognuno di voi un vero uomo! Anche le donne. Sono stato chiaro? Sì, signore! Non riesco a sentirvi. Sì, signore! Ancora non riesco a sentirvi! Sì, signore! Che ti prende, testa di cazzo? Non mi hai sentito dire che non ti sento? Mi devi sentire quando ti dico che non ti sento! Riesci a sentirmi? Sì, signore! Oh, che cazzo strigo! Bene. E adesso silenzio! Ai vostri posti! Riposa! Un'ultima cosa! Nessuno vada a pisciare senza il mio permesso! Sono stato chiaro? Sì, sì, signore! Grazie, grazie! Vi voglio bene! Ecco il suo drink. Qualcosa da bere, signore? E solito, grazie. D'accordo. Ecco a lei, bello fresco. Oh, anche per lei lo stesso, immagino. Desidera qualcosa, signore? Che cos'ha? Quello che preferisce, signore. Ok. Mi dia qualcosa di forte. Va bene. Grazie. Lei beve qualcosa, signore? Sì, prenderei una Coca-Cola. Benissimo, ecco. Grazie. Sorpreso, eh? No, no. Guardi che ci sono abituato, sa, mica mi offendo. Vede, oggigiorno non si è nessuno senza un'immagine. E io non ce l'ho. Non so se l'ho vista. Sì, sì, l'ho vista. Prima ho perso la testa per una donna e l'ho sposata. Poi l'ho sorpresa a letto con il lattaio e ho perso la faccia. Il patrimonio l'ho perso giocando a briscola e il lavoro per assenteismo. E lei, amico? Qual è la sua professione? Gallinace, allevatore di polli. O meglio, li allevavo. Anch'io ho perso tutto quanto. Avevo una grande fattoria. Anni e anni di duro lavoro e sacrificio. La produzione era in crescita. C'era il boom del settore. Mi andava così bene che la concorrenza alla fine si è incazzata. E così una notte hanno mandato i sabotatori. Sabotatori? E cosa hanno fatto? Hanno cambiato la musica. Vede, signor uomo invisibile, le mie galline erano abituate ad ascoltare Bach, Chopin, Mozart. Si rilassavano, erano felici. Ma quei bastardi, lo sa cosa hanno fatto quei bastardi? Hanno messo su cassette di heavy metal, rock and roll. Le mie povere gallinelle sono impazzite. Hanno cambiato stile di vita. Sesso, droga, rock and roll, marijuana, cocaina, ecstasy, crack. Di tutto, insomma. Fu l'inizio della fine. Sono morti tutti. Un massacro. Li ho persi tutti i miei polli. Meno uno. Joe. Un gallo da combattimento urciati. Un campione. Joe è un solitario, un tipetto tranquillo. Gli piace solo Madonna. E sta sempre in cuffia ad ascoltarla. Per questo non è stato traviato dagli altri. È stato salvato dalla Madonna.
E ora dov'è? A Lourdes? No, è qui con me sull'aereo. Viaggia col bagaglio. Ce ne andiamo a Santo Domingo. I combattimenti di Galli vanno molto forte laggiù. Se abbiamo fortuna, possiamo metterci in tasca qualcosa. E chissà, ricominciare da zero. È la nostra unica speranza ormai. Brutto parco! Viaggio. È in partenza dalla pista 1 il Boeing 706 Santo Domingo Parigi Bombay. Mi dispiace tesoro, ma sulla pista 1 è in arrivo il Peugeot 504 proveniente da New York. E allora? Io non mi sposto. Neanche io. Adesso basta, sono stanca, mi hai proprio stufato. Ehi signora, ma cosa sta facendo? Perché lo sta picchiando, scusi? Perché è la quarta volta che perde l'aereo e me lo viene pure a dire. Ma io lo strangolo prima o poi. Ehi, per 8 miliardi a film glielo faccia riperdere. No mamma, non lo perdo adesso più. Adesso basta, sono stanca. C'era una limousine, signor? Ma non sarà troppo cara? Muy bonito. Bella macchina. Non c'è la musica? Claro, eccola. Caldo, eh? Hai fame? Pure io, ma non è esattamente fame. Ecco, mi andrebbe qualcosa di speciale, non so, un... Sì, non le dispiace, signor, mi sarei permesso di pensarci io. Le gusta? Grazie. Venga, come se avessi accettato. Grazie, signor. Compra, amico, compra! Compra, mira! Amigo, venga, tengo buena mercancía. Amigo, amigo, venga, tengo buena mercancía. 8.000, 8, 8. Ehi, tu, dove vai? Quello è il mio gallo, la mia vita. Amigo, Italia, tranquillo, vieni con me. Ti stanno aspettando. Chi? Saluto Italia! Arrivederci, amico! Ci vediamo dopo! Ok, Joe. Ci siamo. Paglia a pezzi.
Non guardare, Joe, non è niente, non è niente. È un trucco. Señoras y señores, aquí tenemos la ruleta rusa con la granada. Tenemos 6 granadas, una sola vera, le altre sono Coca-Cola aranciata. Una sola è vera, c'è solo una che farà saltare la cabeza di questi muchachos. ¡Vamos! Guardami, guardami, sono io, Vlad, il tuo vecchio amico Vladimiro. Non ti ricordi più di me? Non lo so. Nick, non mi fare questo, io ti voglio bene, siamo come fratelli. Parlami, rispondimi, dammi un segno. Troppo facile. Non ci sto, Nick. Spostati. Dai, spostati. Lire italiane. Lecca, lecca? Ok. Non lascerò che tu ti distrugga così, Nick. Non posso. È arrivato il momento, Nick. Adesso mai più. It's now or never. Okay. Allora, è questo che vuoi, Nick? È questo? Ok. Siamo pari, fratello. Forza, Nick, andiamo a casa. E questo è il tuo problema, Nick? E questo è il tuo problema? Ma da fangulo! Silenzio! Tagliati! Ci vediamo fra qualche minuto. Non cambiate canale. Rieccomi qua. Ok, Joe. Joe, ci siamo. Hai capito tutto? Ricordati che sei il migliore. Sei il numero uno. Il numero uno, chiaro? Come on!
Signorita, la mia vincita, grazie. Momento. Il conquibus, i miei soldi. Ok. Yeah. Joe, dov'è il mio gallo? Chi mi ha preso l'uccello? Joe! 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 Fermi! Fermi, ladrone! Datemi il mio gallo! Dov'è il mio gallo? Dio! Il mio Joe! Compro General Electric! Compro General Electric! Io también! Scusate, avete visto passare qualcuno con un gallo? Vendo le Westinghouse. Un gallo rusciato? Sì, sì, li ho visti io. Ah, sì? Erano dos. Sono saliti in una macchina. Oh. Però io, amico, gli ho preso la targa. Mi scusi, ma come ha fatto lei a vedere... Ecco. Io sarò anche cieco, ma mica sono sordo. Giusto. Adelante, adelante, con favore. Mi scusi, signorita, mi sa dire chi è il padrone di questa macchina? No, signor. Lire italiane? No? No! Dollari canadesi? D'accordo. Esta è del Chicken Park. Chicken Park? La isla de los huevos podridos, l'isola delle uova marce. E come ci arrivo? Oh, ecco. La vede sta strada qui? Ella va sempre diretto e después continua a salire finché non encuentra un... Cespuglio? No, un incrocio, signor. E después vira alla izquierda e después alla derecha. Sì. E después a sinistra e después a destra. E poi ancora, ancora a sinistra e al final se ne troverà in un prado. Sì. Si è rapido e sin tempo c'è per l'elicottero di chi va sulla isla. Ma... Beh, no, non ho capito con le mani, stacca di trabajare. Muoversi, scattare, incrollare la marcia, forza! Alzate quelle maledette chiappe, forza, tutti a bordo, forza, muovetevi! Non battete la fiacca e muovi quel culo, forza, a bordo, dai! Passare il Natale. Natale? Ma non è Natale. Lo so, amico, però è una gran battuta. Funziona sempre. Inferno, eravamo a 3 miglia dal ponte quando si scatenò l'inferno. Anzi, ma che dico l'inferno? Ancora più brutto dell'inferno. Un vero e proprio inferno. Come l'hai capito? Facemmo una corsa infernale per non finire all'inferno. Beh, abbiamo scampata per un pelo. Tutti tranne. Stiamo tornando a prendere. Non lo lasciamo con quei bastardi. Vivo o morto, lo riportiamo a casa. Dico, guarda, si chiama Rambo, ma noi lo chiamavamo Nancy. Spero anch'io di riportare a casa qualcuno. Guarda, il mio gallo.
Bello, eh? Quando sarà finita, voglio aprire una cartoleria nel Montana. Allevare trote nell'Ohio e sposare una ragazza del Kentucky. Ma dimmi di te, ce l'hai la fidanzata? Ero abituato ad avere un sacco di ragazze, ma solo una veramente mise radici nel mio cuore. La vidi in discoteca, ballammo tutta la sera. Ma allo scoccare della mezzanotte, lei scomparve. Sparita, sparita nel nulla. Di lei trovai per terra solamente un doposcì. E chi era? Cenerentola? No, si chiamava Pretty Woman. Ah, certo, con Kevin Costner. Ma no, con Richard Gere. Sì, hai ragione, Richard Gere. Molto bene, ragazzi, siamo al punto di non ritorno. Non sarà una passeggiata, sia chiaro. Perciò se mi scappa pupù o pipì, è meglio farla adesso. Roger! Forza, tutti a terra, muovetevi! Presto, ho detto, presto! Tutti a riparo! Cazzo, ma io non dovevo morire adesso, i fraglioni! Ma cosa cazzo diavolo credi di andare? Scusami, amico, ma questa non è la mia guerra. Ferma! Oh, i misteri della natura. Cosa è successo? Chi diavolo siete? Siamo le comparse dell'ultimo film su Cristoforo Colombo. Il produttore non ci ha pagati. Quel figlio di puttana. Oh. Grazie per aver scelto il Chicken Park. Sfortunatamente al momento non siamo in casa. Ritentate, sarete più fortunati la prossima volta. Thank you.
Il postino. Postino. Guarda che raccomandata. Postino mio. Vieni, postino bello, non mi vuoi proprio? Avanti. Vieni più veloce di un espresso. Vieni più vicino. Ti piaccio? Dai, imbucami. Grazie, amore mio. Grazie a te, grazie a te, tesoro. Sei stata grande, grazie. Una bomba. Chiamami per il tuo prossimo film, ok? Ok, lei ha finito. Ho finito. Ma quella chissà, produttore. Divina. Va tutta sulla mano. Ok, riprendiamo dalla scena del citofono. Chi è? Postino. Ancora? Il postino suona sempre due volte. Ah, già, è vero, scusi. Nessuno, lo giuro. Stai mentendo. No, è la verità, parola. Parla, parla. Ma io non so niente, niente. D'accordo. No, no. Oh, no. No, questo è troppo. No, vi scongiuro, non ce la faccio. Non resisto. Aiuto. No, no. Oh. No, no. Aiuto, aiuto. Grazie. Basta così, ragazzi. Ok, è sufficiente. Rilasciatelo. Posa l'osso, è mio ospite. La prego di perdonarli. Purtroppo mancano un tantino di forma. Permette Crick e Croc. Molto piacere. Piacere mio. Onoratissimo. Salve. Benvenuto al Chicken Park. Bellissimo. Sembra loggiata. Ritengo che abbia già conosciuto una delle mie creature. Che cosa gliene pare? Mamma mia! È un pollo enorme! È un Pullus pudendum gigantibus. Pullus pudendum gigantibus? Su, lo tocchi. Ah, no. Si avvicini pure. Posso? Non abbia paura. È mansueto come un pulcino. Coraggio, vada. Io vado, eh. Tieni, Croc. Trova che sia una meraviglia? Eh sì, stupendo.
Ma quanto è alto? Quasi 7 metri. Su, venga. Le faccio vedere un guerriero marocchino. E lui è anche più alto. Le possiede un guerriero marocchino? No. Lo dica ancora. Ho un guerriero marocchino. No, no, no. Ma chi è lei? La prego di perdonarmi. Sono Mr. Eggs. E questo parco è una mia creatura. Ma che cos'è? Oh, non si preoccupi. Sono i miei galletti hamburghesi. Stanno facendo il loro giretto quotidiano. Se va lassù in alto, mi può vedere? Possibile tutto questo, eh? Avete i lavavetri stranieri anche qui? Eh sì, turchi, messicani, polacchi. Certo che il ragazzo sta proprio dappertutto, eh? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Mr. X. Hai visto? Oggi sembra ancora più piccolo. Chissà cos'è che gli ha fermato lo sviluppo. Forse è un trauma sessuale. Si è masturbato troppo. Buongiorno, miei cari lavoratori. Buongiorno. Trattala bene, mi raccomando. Sarà fatto. Meraviglioso, eh? Quando il parco sarà aperto al pubblico, avremo 1 milione di visitatori al giorno. Arriveranno fin qui, da tutti gli angoli del mondo, per ammirare i miei giganteschi polli in azione. Extraordinaire! Wow! Come procediamo, amici miei? Benissimo, Mr. X. Mancano solo 8 pezzi e abbiamo finito. Un lavoro di grande amore e di scrupolosa dedizione. Già. E ora, ecco a voi la dottoressa Sigourney. La nostra incomparabile, insostituibile zoologa. La mente, il cervello che è dietro a tutta questa impresa. Ah, piacere. Piacere. Qualcosa non va? La vedo turbato. E lei è la protagonista? Veramente mi aspettavo qualcosa di più. Sì, ma avete detto in confidenza, le donne scienziate non sono mai dei gran pezzi. E lo so. Ma questo farebbe scappar via un ergastolano in calore. Ah, ho capito. Ma si può riparare. C'è ancora tanto di quel tempo. Come sarebbe a dire? Sostituiremo la nostra insostituibile zoologa. Lei è mio ospite qui. Moralmente, io sono obbligato a garantire che lei sia completamente soddisfatto. Scusi, ha qualche tipo di donna in mente? Non lo so. Dice a me. Sta parlando con me. No, Millie, no. Ma che cosa fai?
Non puoi farmi questo. Jack, questa è la mia grande occasione. È un mondo di illusioni. Dietro alla facciata non c'è altro che droga, alcol, analisti e avvocati. E sesso, Jack. Un sacco di trucidissimo sesso, selvaggio. No! Lasciami! Lasciami, ho detto! Mammina, fermala, ti prego! Sì, mammina, ferma! Fermati, non mi aiutare il mio bambino! Non ci riuscirai! Vieni qua! Mollami! Ebbene sì, signore e signori. Se guardo indietro alla mia vita, non sono stata che un appendice. E cioè una moglie insoddisfatta e frustrata. Ora il mio giorno è arrivato. E anch'io posso cantare... And this is my way. I bambini, Millie. Perché non pensi anche ai nostri bambini? Pensaci tu per una volta. Lavaglieli tu, i calzini e le mutande. Eccomi, arrivo! Brutta troia, puttana vacca! Culo! Anni di sacrifici. Rifaremo tutto, dai, dai. Ma non finisce qui. Ho un contratto. Scusami, sono da te in un attimo. No, no, fai con comodo. You know what we do to people ain't fine. We take them to the barn and we make them whine. Chicken park is what we say. Chicken park, we'll scream all day. I like that. Ecco, sono pronta. Molto bene. Da questa parte, prego, lasci che la scorti nel vero, autentico cuore del parco. Ecco, cara, ricominciamo dall'ala. Voglio mostrarle che siamo riusciti ad ottenere questo miracolo genetico. Se non le dispiace, prima preferirei vedere il mio gallo. Pazienza, amico mio, un po' di pazienza. Lo vedrà molto presto, non abbia paura. È in ottime mani, sa? Glielo dica anche lei, dottoressa, in che mani si trova il suo uccello. Non può essere in mani migliori, credimi. Lo sa che cos'è questo? Provi a indovinare. Una ragosta imbalsamata. No! E glielo dico io che cos'è. È una piattola preistorica a 100 milioni di anni, pensi? Non gliene davo più di 90. È giunto a noi incapsulato in ambra fossilizzata. Dico bene, dottoressa Sigourney? Vedi, 100 milioni di anni fa, prima dei dinosauri, c'erano galli e galline. E come i dinosauri erano enormi. Lo sai qual era il loro passatempo preferito? Il sesso. Eh? Sì, sesso. Galli e galline ammucchiate porcine. Esatto, si sono accoppiati senza alcun ritegno. E così, come era inevitabile, alcuni si beccarono le piattole. Piattole che rimasero chiuse ed ermeticamente preservate nella resina degli alberi, consegnandoci così intatte le molecole DNA dei loro ospitanti ormai estinti.
le galline giganti. È incredibile. Alla dottoressa Sigourney va tutto il merito per aver scoperto il processo di clonazione. Grazie. Mentre io, umilmente, ho fornito i mezzi e tutto l'occorrente affinché questo grande sogno si avverasse. Scusatemi. Buongiorno, Eric. Buongiorno, è arrivato giusto in tempo, signore. Sta per accadere? Sì, da un momento all'altro. Presto, non si può perdere questo evento. È meraviglioso. Buongiorno. Vedere una vita schiudersi alla luce. Non è così, dottoressa Sigourney? Assolutamente. Dai, cosa aspettate? Oh, guardate, si sta schiudendo. Oh, ogni volta mi eccita come se fosse la prima volta. Ma di che razza è? Si tratta di un Cherokee blu. Un'antica razza americana. Sì, scorazzavano liberi nei territori indiani milioni di anni fa. Oh. Coraggio, ce la puoi fare. Spingi, così, così, bravo. Spingi, spingi. Spingi, spingi, spingi. Sì? Sì, spingi, spingi, dai, ci sei quasi, e dai, spingi. Dottoressa Sigourney, un po' di contegno. Scusi tanto, mi dispiace. Balla con i lupi? No, Chicken Park. Oh, cazzo, allora io credo ho sbagliato film. Kevin! 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 Joe! Joe! Sono io, vecchio mio. Sta calmo, va tutto bene. Cosa ti hanno fatto? Eh? Cosa vuol dire tutto questo? Cosa li state facendo, eh? Fermi! Cosa li state facendo? Piano! Lasciatemi! Relax! Si dia una calmata, buon uomo. Le assicuro che il suo prezioso uccello non verrà torta neanche una piuma. Joe! Te lo prometto. Stiamo soltanto analizzando i suoi cromosomi. E chi è quello? Non appena saremo pronti, lo faremo accoppiare con la mia Jody. Non lo vede com'è tutta eccitata all'idea di un orgasmo multiplo? Abbiamo in programma di creare qui nel parco una gigantesca sottospecie che potrebbe diventare la principale attrazione. No, signore. No, se lo scordi, rivoglio indietro il mio pollo. Io e Joe dobbiamo partire, siamo uomini d'affari. La prego, non mi faccia usare dei metodi più persuasivi. Ok, 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 va bene, mi avete convinto. Ok, ok. Ah, così va meglio. Chiamata urgente per la dottoressa Sigourney. Pollo nel recinto B richiede immediata attenzione medica. La dottoressa Sigourney si presenta immediatamente al recinto B. Aspetti. Voglio che il signor Vladimiro venga con lei. Così almeno potrà vedere con i suoi occhi l'amore infinito che riserviamo ai nostri adorati pennuti. Questo è un gallo cedrone. Un gigantesco gallo cedrone. Non ci posso credere. Non è possibile. Deve essere indigestione. Qualcosa gli ha disturbato lo stomaco. Ne saprò di più quando avrò analizzato le feci. Magnifico. Adesso le analizziamo subito. Vedrai che ti sentirai meglio. Hanno un apparato digerente talmente complesso. Digeriscono anche i sassi. Vladimiro? Vladimiro? Dov'è finito il signore? Era qui un secondo fa, non so dove è andato. Vladimiro! Sono qui! Qui dove? Qui nella merda!
Guarda! Guarda cosa ho trovato! Sembrerebbero proprio delle belle patatine fritte! Oh no! I polli vanno pazzi per le patatine, ma non le devono assaggiare assolutamente! Si rovinano lo stomaco, non riescono a digerirle! Si beccano la gastrite! Anche noi! No! Questo è il recinto del mio preferito. È il Chamo, il guerriero mago. Può ingoiare un buio in un boccone. E montare per un mese e mezzo. Senza mai fermarsi. Le sue montate si sentono in tutto il parco. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. È un matador. Un mese e mezzo. Sesso senza mai fermarsi. E tu? Non stop. Due minuti. Ma... Dottoressa Sigourney! Vamonos, muchachos! Rapido, rapido! Il pupo è affamato! Ah, il pasto di un guerriero macio! Guardate! Non è veramente uno spettacolo stupefacente! Che pannocchione! Però mi aspettavo di vedere un bue! Infatti oggi mangia solo gran turco. Deve stare a dieta. Il livello ormonale è troppo alto. L'ho peccato a masturbarsi. Ha molta fame oggi. Non vorrei essere la pannocchia. Il digestivo. È tolto. Il signore sì che se ne intende, eh? E la fettona di limone? Salute, eh? Recinto elettrico qui, come nel resto del parco. No, qui per controllarli usiamo barriere psicologiche. Analisti per polli. Meglio, molto meglio. Non appena cercano di avvicinarsi al recinto, i sensori automatici fanno scattare i relè di sicurezza. Ah, ho capito. Una barriera alla griglia. Ecco, la sola vista è sufficiente a tenerli buoni. Lo spiedone li terrorizza. In fondo sono solo dei pulcinoni spauriti. Bene, e ora che anche noi andiamo a cena, amici miei. Su, venga con me, le voglio presentare mia moglie. Sarà contenta, non ci capita spesso di avere ospiti qui. Lei è sposato. Sì, naturalmente, ed è un matrimonio felice. È un poveraccio. Ha sposato una vedova con due figli pestiferi. Oh, beh, meglio di niente. Ma cosa sta succedendo qua? Ma cosa diavolo sono queste penne? Oh, non è niente. Su, andiamo. A forza di camminare mi si è sviluppato un grande appetito. Ha ragione, anch'io ho una fame da lupi. No, aspettate un momento. Mi volete dire cosa succede? Di chi sono queste penne? Beh, vede, sono di un polletto che ha una gran voglia di mostrarsi senza penne, come dire, nudo. Si tratta di una specie particolare. Lei come lo descriverebbe, dottoressa Sigourney? Una specie di ibrido, un pullus homo hybridus. Esatto, proprio così, un pullus homo hybridus. Ah. Un pollo frocio. Ogni famiglia ha una croce da portare. La nostra è l'homo hybridus. Se non le dispiace, gli vorrei dare un'occhiata. Capisce? Non è una cosa che si può vedere tutti i giorni. Beh, non sarà facile. L'homo hybridus si mostra soltanto in rare occasioni. Lo prego, Mr. X. Posso provare ad attirarlo. Ma non posso garantire di riuscirci. Crick, Croc, il marinaio! Bruce, dove sei? Vieni fuori! No! Non voglio! Mi fa male! Non voglio! Lasciatemi! Ma... Non voglio! Cosa gli succederà? Non voglio! Va bene, sarà l'ultima volta.
È troppo timido per farsi vedere in pubblico. Mi dispiace, forse saremo più fortunati la prossima volta. Adesso andiamo. La notte cala velocemente al Chicken Park. Creek, croc, peccato. Solo un ultimo pezzo, tesoro. E abbiamo finito. Già. Tieni. Molto bene. Mi pare che ci siamo. Ecco, dunque, il punto preciso è quello lassù, vedi? Sì. Cerchiamo di fare un lavoro con te. Vado a farmi bellissima per te, Vladimir. Amore mio, italiano. Oh! Oh, madonna, tutti gli ossi! Su, venga! Mi dispiace, sono mortificato. No, non si preoccupi, non è niente. Avanti, si accomodi. Bel colpo. Da questa parte, prego. Grazie. Tesoro, adorata, vieni. Mia moglie, necrofilia. E i suoi due piccoli adorabili marmocchi, Hänsel und Gretel. Incantata. Oh! Ancora. Lo faccio ancora. Ancora? No! Buonasera. Oh, sei bellissima. Grazie. Ci mettiamo a tavola? Sono affamato. Anch'io, grazie. Edgar? Puoi servire la cena. Pollo? Quante volte ti ho detto che non devi sparare quelle freccette, idiota? Se devi proprio sparare, se non altro, usa queste. Da retta la mamma. Le sperdone, sono molto vivaci.
edizione 999.995, 96, 97, 98, 99 e 2 milioni di bambini in più in tutto il mondo. Cosa mi vuoi fare? Ti voglio mangiare. Oh! Soccola mi ha fregato. Puerca, è arrivata primera. Cosa? Mostarda? Ah. Uh-huh. Oh. Manita! Si continua. Ah!
Sì. Tutta questa storia del parco è solo un bluff. In realtà Mr. X mi tiene prigioniera qui. E temo che anche tu sia in trappola. Vuoi dire che è pazzo? Peggio. È innamorato. E questa amante segreta non so quale rara disfunzione ormonale. È così gigantesca che lui non riesce a farci l'amore. Le loro zone erogene sono così diverse in termini di grandezza che sarebbe come, non lo so, dare una banana a una balena. Già, cosa ci fa con una banana una balena? Esatto. Ma la mia ricerca sui polli giganti ha dato al povero ex una speranza. I miei neutroni impazziscono solo a pensarci. La lava della mia libidine ormai trabocca. Sono incandescente per il desiderio. Niente può eguagliare l'intensità della mia fantasmagorica ossessione. Oh, tirannica padrona, oh mia eterna sconvolgente passione. Ma presto, mia adorata pollastrella, nulla ci impedirà di unire le nostre ossa pelviche. Oui, mon tichou. Voglio dare il mio corpo completamente al tuo. Io vivo soltanto per quel momento. Non riesco a pensare ad altro. Mattina, mezzogiorno, pomeriggio e notte. Anch'io, mon amour, sai, ti penso, perfino nei momenti più impensabili. A volte mi sorprendo a pensare che dovrei pensare a te. E poi, quando mi rendo conto che sto già pensando a te, allora penso quanto sia meraviglioso pensare a una donna come te. Non lo trovi assolutamente impensabile? Niente che tu dica o faccia è impensabile. Come ce la spasseremo, come gioiremo, come esulteremo, mia dolce dea. Oh, poterti finalmente possedere tutta, poterti donare ogni millimetro della mia vibrante, prorompente virilità. Ho capito, ma cosa c'entra il mio povero Joe in tutta questa strana storia? È semplice. Il tuo gallo Urshak non è soltanto un combattente nato, ma come Chavo è un amante instancabile. Mr. X in qualche modo spera che una parte della sua carica sessuale si trasferisca su di lui. In quanto a noi, la nostra unica speranza è di scogliarcela stanotte. Attenti! Delicato. Dai, sbrigati! Mi scusi! Merda! Oh, che disastro! Joe! Oh, mio povero Joe! Ciccio, vieni! Sbrigati! Tra pochi minuti saremo circondati! Via! Dai, su, presto, parti! Maledetti, si sono portati via le chiavi! Tieni, provo io. Lascia fare a me. Dai. Non adesso, ti prego. D'accordo, hai ragione. Scusa tanto. Dai, su, dai. Oh, Cristo. Dai. A presto. Perfetto, ci sono. Vai. Senti. Se riusciamo ad arrivare all'entrata, siamo a cavallo. So come disattivare il sistema di sicurezza. Fantastico. Allora siamo salvi. Non dire quattro se non l'hai nel sacco. Ma che diavolo ci fate qui? Che diavolo ci facciamo qui, Gretel? Come? Quando era piccola, il fratello scambiò il suo ciuccio con un cucchiaino rovente. Ah, carino.
Dice che siamo qui per goderci lo spettacolo quando vi uccideranno. Questo non è carino. Non lo sappiamo. Uno alla volta! Vi detesto quando rispondete insieme! Qualcuno? Beh, chiunque ci abbia provato, non pensi di farcela! Sei sicura che siamo giunti? Non dovrebbe mancare molto. Questa giungla è proprio nera, eh? Mamma mia! E sta attento! Tanto vi fanno secchi! Tanto vi fanno secchi! E che ne so, dicono che così la scena viene meglio. Maledizione! Beh, allora? La dottoressa Sigourney e Vladimiro. Ah, se la stanno svignando proprio come sospettavo. Eric! Sì, signore. Disattiva i sistemi di sicurezza intorno a tutti i pollai. Ma, signore... Questo è un ordine, Eric! Le mie deliziose creaturine li fermeranno senza nessun problema. Ense le Gretel sono andati con loro Wunderbar! Avremo un unico, grande, bellissimo e gioioso funerale. Non ti preoccupes, mio caro. I miei angioletti riusciranno a salvarsi e saranno loro a venire al tuo funerale. Carissima mezza cartuccia! Eric! Niente più buche, eh? Le ultime parole famose. Ma che succede? Ma non lo so. Porco Giuda, non hanno fatto il tagliando. Bucato il serbatoio! Bucato il serbatoio! Avete fatto cosa? Gretel ti sta facendo una macumba. Basta, adesso li strangolo! No. Ok, li ammazzo un'altra volta. Oddio, no. Cosa ti prende? Guarda. Chi è che ha fatto lo strip? È il recinto del pollo ibrido, se non ti ricordi. E che fine ha fatto il marinaio? Non lo voglio sapere. Oh. Questo può significare una cosa sola. Che i sistemi di sicurezza sono stati disattivati. Ha ragione. Gretel dice che i polloni vi sgranocchieranno come dei chicchi di Gran Turco. Vlad, la nostra unica speranza è di riattivare il sistema di sicurezza. Io so come farlo. Tu resta qui. Ritorno subito. No, ma dove vai? Era meglio in Italia, eh? Joe? Lo so. Oh. Shh, shh, shh.
prego, zitto, sta buono. Oh mio Dio, Joe! Sigourney! Sigourney! Adesso mettiti il rossetto, sei un gallo o una gallina. Na 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 nina, na 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 na, na 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 na. Procio, procino, procetto, procione, sei proprio un gallinone, sei proprio un gallinone. Na 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 na, na 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 na. Ma dove diavolo è andato a finire? Le impronte, mio caro amico. Deve cercare le impronte. Certo, le impronte. Grazie. Lei è italiano, se non erro. Come fa a saperlo? Elementare, Watson. Ci riconoscono dappertutto. Eccola l'impronta. Ci siamo. È arrivato qualcuno prima di me. No, anche lo squalo. Ma che film è questo? Facciamo uscire dal parco. I polli ci sbraneranno. Ah, giusto, Gretel. È stata tolta la corrente elettrica. Che stupido. Ci siamo. Sei proprio sicura? Ok. Contatto. Ma cosa fai con quella zampa? Guarda che scherzavo. Sigourney! Sigourney! Joe! 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 Cosa ti hanno fatto? Oh, Joe! Di qualcosa! Non mi guardare con quegli occhi! Oh! Ti voglio bene, Joe. Eri così buono. Però sei ancora buono. Joe. Però non sei male, Joe, eh? Dicono che c'è un posto lassù nel cielo dove vanno tutti i polli buoni. Se non sono le solite stronzate, ci rivedremo, vecchio mio. Oddio, senza fretta, eh? Arrivederci, Joe. Ciao. Ciao, Joe. Ciao. Ah? Ibridus! No, no. No, Ibridus. Cosa ti viene in mente?
Via! Così, come ti dicevo, non è che abbia avuto un'infanzia felice. Ma quello fu solo l'inizio dei miei guai. Che ti prende? Non ti interessa? Ma allora che cosa vuoi fare? Oh. No, dai. Oddio, Giamo, ma sei tutto suonato. Che stai facendo? Giamo, adesso basta, per favore. Andiamo. Pianta, sei scemo. Mi lasci in pace. Giamo, adesso basta. Oh, guarda, beh, adesso sei ridicolo. Smettila. Giamo. Sembra il caso di... No, mi fai insolente. Sicurni, sicurni. Dai, non mollare, ti salverò io. Oh, no. Vlad, va via. Va via, salvati almeno tu, Vlad. No, no, sicurni. Non lascerò che quel vecchio pervertito ti porti via da me. Resisti, amore mio, sto arrivando. Dai, su, vieni sotto, pollaccio maiale. Non ti preoccupare, ti salvo io. Dai, vieni sotto, porta, su. Sono qua per te, gallinaccio. Dai. Ibridus, per fortuna sei arrivato. Pollo Ibridus, salvami tu da quel gallinaccio schifoso. Dai. Come va? Tutto bene? Sì, sì, sto bene. Vieni, guarda, lo vedi? È Ibridus. Wow. Guarda, Ibridus. Guarda, uccidilo. Basta, falla a pezzi quel maiale, voleva violentarmi. Dai, datti da fare, Ibridus, vai. Così, così. Oh, guarda. Ibridus, aspetta. Sei stato grande, sei un campione! Il migliore! Sei un bravo uomo! Oddio, uomo! Sì. Insomma! Eh? Ehi! Oh. Ehi! Oh! Cosa sta facendo? Ehi! Ehi, ehi! Ehi! Cosa stai facendo? Cosa ti salta in mente? No! No! Va via! Ti prego! Va via, per favore! Aiuto! Ti burni! Aiuto! Fa qualcosa! Ma che cosa devo fare? Non lo so! Tu qualsiasi cosa! Ma non mi lasciare nelle mani di questo maniaco! No! No! Maniaco! Maniaco pervertito! Aiuto! No, non ti ho dimenticato, mio amore. Non ti lascerò qui. Come farei a vivere senza di te? Mm? Hansel e Gretel, madre di Dios, che diavolo vi è capitato, muchachos? Hansel, tu no hablas? No, è colpa sua, mammina. Miei piccoli bandidos. Sono sicuro che non vuoi farmi del male. Ma anche se ci starai molto attento, qualcosa sentirò, mi puoi credere. Io e te non siamo fatti uno per l'altro. Non sei d'accordo, eh? Anche la Chiesa ha detto di no. Lo sai cosa dice il Papa di due uomini che... Non sei cattolico? Ok, ok, come non detto, Ibridus, Ibridus. Facciamo un patto, eh? Ci stai? Perché noi non diventiamo amici prima? Se lo dobbiamo fare... Deve essere una cosa speciale. No, Ibridus, dai, non insistere, Ibridus. Ok, ho capito, ho capito. Ma non stasera, ti prego, ho un gran mal di testa. Sigurni, aiutami, aiuto! Ibridus, guarda, mi riconosci, sono la dottoressa Sigurni. Sigurni, Dio ti benedica. Guarda cosa ti ho portato. Le patatine fritte, te ne ho portate un sacco. Vieni qui, sono tutte tue. Ah? Adesso, prendi una decisione, eh? Me o le patatine? Coraggio, assaggiale, vieni. No, 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 stavo solo scherzando, accomodati, capisco. Ti aspetterò per sempre.
Ha funzionato, ha funzionato! Guarda, ci è cascato! Sì, mi hai salvato. E adesso sei il mio schiavo. Ma aspetta. Bacia. Le recinzioni sono saltate! Sotto circuito nei settori A, E, I, O, U! Li hanno invaso il parco! Oh, gambe! I custodi sono entrati in sciopero! Il giardiniere ha chiesto l'aumento! Viva la rivoluzione! Era un sogno troppo bello per essere vero. Nessuno può violare le eterne leggi della natura, neanche per amore. Te dico adios, mezza cartuccia. Lo smucciaccio se io ce ne andiamo. Cercheremo altrove la pagamento emozional che qui ci è stato negato. Vedo che porti con te il tuo amante. Risparmiami l'ipocrisia, tesoro. Lo so che anche tu hai un amante. Ma lei non sarà mai veramente mia. Ti ho detto male, mio caro? Non permetterò che tu sia felice! No! Marito! Non vi ho mai sopportato! Oh, maldito assassino! Tornate nel vostro film! Finita. La prima persona che prova a parlarmi di polli, ti giuro che gli sparo un colpo. Chicken park, sing our song. Here we go, come on. I like that.